Una festa trasformatasi in guerriglia. E quanto accaduto lunedì notte a Parigi, dove era prevista la celebrazione della vittoria del Paris Saint-Germain nel campionato di calcio francese. Decine le vetrine in frantumi, diverse le auto distrutte in pieno centro città. La cerimonia era stata organizzata al Trocadero per il terzo titolo della squadra guidata da Carlo Ancelotti. È molto triste e soprattutto è un'immagine catastrofica che diamo all'estero. Non abbiamo davvero bisogno di questo oggi, abbiamo già così tante difficoltà e non serve a nulla avere questo tipo di comportamento che è deleterio per tutto il paese. Immediata la polemica sulle misure di sicurezza giudicate da più parti insufficienti, il ministro dell'interno francese ha ufficializzato il bilancio, 32 feriti e 39 fermi, poi ha precisato. I parigini aspettavano questa vittoria, ma è chiaro che il calcio è ancora malato. Ed è il caso del Paris Saint-Germain ed è anche il caso di numerose altre società, perché vi ricordo che regolarmente proibiamo l'ingresso ai tifosi in molti stadi. La squadra è rimasta davanti a circa 10.000 tifosi soltanto 5 minuti, poi è stata fatta allontanare. Annullata anche la crociera sulla Senna, gli incidenti sarebbero esplosi quando gli ultra hanno steso uno striscione che protestava contro la politica di sicurezza nelle curve varata 3 anni fa dalla dirigenza del club. Gli emiri del Qatar, proprietari della società, hanno diffuso un comunicato che condanna gli incidenti.